Buongiorno, siamo a lunedì. Dopo una settimana senza sveglia, stamattina è stato traumatico avere la sveglia, però ovviamente oggi Francesco torna a scuola e dovrò anche telefonare oggi a Pisa per dire come sta e fissare un'altra data per l'operazione. Io comunque non farei questa settimana, ma la prossima perché ce l'ho ancora il raffreddore, non gli ho ancora passato del tutto, sta molto meglio, ma ce l'ho ancora. Comunque, glielo dirò al telefono. E no, Olaf. Ma cosa fai? Vabbè. Comunque, io oggi non lavoro perché è lunedì e nemmeno Marco lavora. Ieri ha avvisato che non ci sarebbe andato oggi perché non si sente bene per via del raffreddore che ovviamente ce lo siamo presi tutti. Quindi vado a svegliare Francesco, mi vesto, lo accompagniamo a scuola e niente. Lui si è messo comodo. Oggi inauguriamo lo zaino nuovo. Allora, abbiamo accompagnato Francesco a scuola. Ora, prima di cambiarmi e mettermi a pulire, volevo un attimo farvi vedere la cosina che mi hanno inviato l'altro giorno, che non ho ancora aperto, come potete vedere. Mi hanno mandato una pistola massaggiante. Quindi, apriamola insieme e vediamo un po'. Anche la custodia. No, vabbè. Ma che carina è. Cioè, già questa mi piace tantissimo. Ta-da! Allora, abbiamo ovviamente la pistola. Scartiamola. Poi qui ci sono gli inserti, diciamo, chiamiamoli così. Ah, qui c'è il cavetto per caricarla, che è come quello per i cellulari, sostanzialmente. Quindi può essere utile anche per i cellulari. Quindi pistola e poi gli inserti per massaggiare, c'è questo cosino qua. Questo e infine aiuto questo qua. Proviamone uno, dato via il sole, cambiata completamente la luce qui. Ah, non vi ho detto come si chiama. Si chiama All Joy. Proviamo a mettere questo. L'ho messo? Credo di sì. Come si accende? Ok, l'ho acceso. Oh mio Dio, proviamo sul collo. Mio Dio, no, vabbè. Ecco, per il torcicollo che avevo l'altro giorno, secondo me. Quattro velocità. Ah, e che velocità ho messo? È la prima. Ma è già velocissimo così, no? Più di così mi rincoglionisce. Ok. È molto rilassante, mi sento vibrare tutta la testa. Più di così non lo metterei mai. Anche perché. Come si spinge? Ah, ecco. Anche perché se mi vibra troppo la testa, paura che mi vengano le vertigini. Dunque, per toglierlo basta tirare. Ok, molto facile. Io ne proverei un altro, sono curiosa. C'è tipo questo. Che ho fatto? Ok.
Siamo. Ah, questo è molto bello anche qua. Vabbè, allora io lo userei volentieri sulla schiena questo coso, però ovviamente ci deve essere qualcun altro. So come far passare il tempo a Marco. L'ultimo, quale proviamo? Questa, dai. Questa. Questa va provata. Ah, bello questo. Perché è molto morbida. Sulle ossa. Molto carina. Super rilassante. Comunque, ovviamente trovate il link di questa pistola massaggiante giù nel box informazioni. E detto ciò, devo cambiarmi e pulire casa. Stamattina vorrei anche cambiare il copridivano, magari anche il coprisedia, già che ci sono. Ok, abbiamo la nuova data dell'operazione. Ho telefonato, le ho detto appunto che sta meglio, ma il raffreddore ancora non gli è passato completamente e quindi abbiamo deciso per giovedì 22. Quindi niente, giovedì 22 abbiamo l'operazione questa volta. Insomma, dovrebbe andare tutto liscio questa volta. Io non ho ancora combinato niente in casa. Sono solo cambiata e poi ho telefonato. Ora vediamo di organizzarci un attimo. Prima di tutto io approfitterei del fatto che non c'è nessuno sul divano. Cambiamo il copridivano e i coprisedia. Poi andrò fuori a mettere una lavatrice. E poi... Ah sì, devo pulire la servietta. Qui ho una montagnetta di roba da mettere in lavatrice. Non l'ho messa nel cesto della biancheria perché tanto ora esco appunto a mettere la lavatrice. Prendiamo il copridivano e il coprisedia. Sono le 10. Intanto ho cambiato il copridivano e il coprisedia e stavo mettendo un pochino in ordine. Guardate Oppo come è contento, si rotola sul divano pulito. Comunque mi manda un messaggio alla portinaia prima dicendo: ci sono novità, ti posso chiamare. Già quel ti posso chiamare a me destava dei sospetti, quindi ho ignorato la domanda ti posso chiamare, ho risposto solo ci sono novità e le ho detto sì, abbiamo la nuova data dell'operazione per il 22. Stop. Al che lei mi risponde: che fai oggi? E sappiamo benissimo dove voleva andare a parare, ovvero che io andassi con lei a pulire oggi. Cioè, ma tu non puoi tutte le volte chiamarmi alle 10 per mezzogiorno del giorno stesso. No, mi devi avvisare prima, non puoi sempre fare come ti pare e chiamarmi all'ultimo momento. Quindi gli ho detto sto a casa perché non sto tanto bene. Ha letto il messaggio e non mi ha risposto, tipo ah mi dispiace, niente, ignorata completamente. Ma comunque la prossima volta, a parte gliel'ho già detto una volta, mi devi chiamare prima, mi devi avvisare prima perché io faccio altre cose, mi organizzo la giornata, so di essere libera, magari vado a fare un giro o magari semplicemente me ne sto a casa a farmi i cavoli miei. Mi devi avvisare prima. Niente ragazzi, niente, è più forte di lei, 2 ore prima mi chiama. Comunque, niente, mi rimetto a pulire, che bello è uscito il sole. Guardate che bel cielo. Allora, aspettate un attimo che avevo messo qui Radio Italia alla televisione, così mi sento anche un po' di canzoni di Sanremo, perché ovviamente adesso le passano tantissimo. Mi sono messa a maniche corte perché stavo morendo di caldo. Ovviamente sono in movimento quindi ho caldo per quello, però secondo me c'è anche una bella temperatura oggi.
anche se mi sa che sta andando via il sole, quindi non so quanto durerà. Comunque, aggiornamento situazione, che ne sono, ve l'ho già detto, non me lo ricordo, sono le 11:10. Ho spolverato con la bacinella, sapete che almeno una volta alla settimana voglio riuscire a fare questa cosa. Quindi spolverato con la bacinella, ho passato l'aspirapolvere, ora faccio i bagni e lavo per terra, dopodiché stendo la lavatrice e poi dovrei aver fatto tutto. Mi ha risposto poi la portinaia, 20 minuti dopo mi ha scritto ok, buona guarigione, meno male, almeno una risposta. Ok. Pulizie fatte. Mi sono messa il giacchetto perché ora stando un pochino ferma, la manica corta, avevo freddo. Mi è rimasto da piegare i panni asciutti e metterli a posto. Allora, abbiamo mangiato le patatine fritte oggi a pranzo, che buone! Ovviamente fatte con la friggitrice ad aria. Ora Marco è andato a prendere Francesco. E niente, ora quando torna io vado di là con lui che guardiamo un po' di One Piece, un po' di Mare Fuori. Tornando alle canzoni di Sanremo, a me in generale Angelina piace, però sinceramente la canzone che ha portato a Sanremo non era da vittoria secondo me, anche se, ripeto, appunto, ne nessuna delle canzoni mi aveva particolarmente colpito. Invece quando ha fatto la cover cantando la canzone di suo papà, lì è stata veramente bravissima e io ero con i lacrimoni. Quindi, in conclusione, considerando che nessuna delle canzoni mi ha particolarmente colpita, se avessi dovuto scegliere io la canzone vincitrice, penso che avrei scelto Irama. Comunque, ora vado a mettere le scarpe che quando Marco inizia a tornare a casa mi manda un messaggio che io scendo giù con i cani, così ci ritroviamo tutti insieme giù nel parco. Andiamo. Così stasera faccio la pasta con i peperoni, con il sughetto come piace a me. Volevo chiedervi, secondo voi, come mai ultimamente succede questo quando faccio la lavastoviglie? È già la terza volta che mi rimane così la pastiglia, non capisco. Mezza sciolta, mezza no. Boh. Allora, ho svuotato la lavastoviglie che, come vi dicevo appunto, fa sta roba strana che la pastiglia non si scioglie, si scioglie solo a metà. Non capisco. Madonna, mi ci vuole stavolta, ci mette un po' d'olio. Non capisco come mai. Comunque. Ora torno di là da Francia, ci guardiamo. One Piece, Mare Fuori. Vediamo. E poi inizio a preparare il sughetto con i peperoni, vanno sbucciati e poi vabbè, frullati, eccetera. Io e Marco mangiamo quello lì stasera con la pasta. Francesco invece ha i raviolini.
martellato i peperoni, li ho frullati, fatto il soffritto con aglio e prezzemolo e aggiunto un po' di sale e ora li lascio cuocere una decina di minuti, poi ci aggiungo la panna. Ho aggiunto la panna. Ora io tra poco mangio, vorrei guardare la replica della puntata di Amici di oggi, ma lei ha deciso che non posso. Devo guardare lei perché effettivamente è molto più bella. Che buona, buon appetito. Che buona la pasta con i peperoni. È uno dei miei piatti preferiti. Non lo faccio quasi mai perché mi scoccia spillare i peperoni. Però è troppo buona. Faccio le ultime cose, poi vado a nanna, quindi vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.